dinanzi al patrono della città, San Mercurio, che brillerà per tutto l'anno dinanzi all'effigie, simbolo che viene dato, il significato è proprio quella luce che dobbiamo sempre, continuamente e costantemente tenere accesa, quella fiammola che deve essere accesa perché questa comunità possa sempre splendere, così come anche ci ricordava Don Domenico, che ringrazio per la sua presenza e per la preziosissima omelia così profonda che ci ha voluto dettare in questa giornata particolare in cui Seminara festeggia il suo patrono. Secondo momento è la benedizione della terra, che poi verrà naturalmente riversata nei terreni da dove proviene. Ci sono alcuni contadini che l'hanno portata, ecco, poi la vengono a prendere, così si metteranno qui dinanzi e faremo la benedizione. Bisogna riscoprire San Mercurio, lo dobbiamo riscoprire come comunità per poterlo veramente vivere e celebrare anche nella nostra vita. Sono contento che la Basilica è piena di la partecipazione, ma ogni anno lo deve essere sempre di più. Si parte in modo che poi si possa tranquillamente arrivare. Piano piano, si ottiene tutto. Ma piove? O Dio, creatore e padre, tu alle origini del mondo hai stabilito che la terra produca germogli e frutti di ogni genere, il seme per i campi e il pane per la mensa. Fa che le nostre campagne, allietate da un abbondante raccolto, frutto della nostra fatica e dono della tua benedizione, possano contribuire al benessere comune. A te onore e gloria nei secoli, per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di questa santa aspersione, il ricordo delle nostre origini nell'acqua e dallo Spirito, nell'attesa dei cieli nuovi e della terra nuova. Posso prendere la mia foto?
prima della benedizione del congedo, ricordo che, non facendo la processione, perché mi pare che ancora stia piovendo, nella sala del pellegrino ci sono delle zeccole per stare così 5 minuti insieme in forma conviviale. Non piove più. Decidetevi, al sud piove e al nord non piove. C'è là non piove, qua non piove, com'è? Se non piove, guardate, aprite le porte e guardate. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per la solenne benedizione. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Mercurio, patrono della nostra comunità, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Mercurio la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Dato che abbiamo la banda, e ringrazio il sindaco e l'amministrazione per avercela donata unitamente ai fuochi che abbiamo già visto, direi di riaprire il portone e, dato che ci sono i ragazzi, di ricordare San Mercurio fuori. Vediamo se uscendo due volte l'anno prossimo ci farà uscire per bene per tutta la serata. Benedica, tutti tu sapete. Così ci accettano con i loro.
io lo so, c'è anche l'altro assistente, dai. Avanti! A terra! Thank you.